sta piovendo, ma questo direi che lo prendiamo. Sta per arrivare il temporale, quindi devo fare presto. Sentite il rumore, ma avrò mille mosche addosso. Boccia. Qui sono arrivato prima io, cinghialotti. Qua sono arrivato prima io. Bello scuro. Qui nel misto faggio, questo qua ha influito tanto del faggio. Tan 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 tan, boom. Eccolo lì. Un po' più basso rispetto a dove nasce di solito, ma in questa mia tillanza, questi due, e lì ce n'è altri due. Questo è bello. E uno un po' più giovane, come messo. Eccolo qua. E vieni, dai. Fungaia nei mirtilli, e qui a fianco c'è. Ammazza, dove va? Eccolo qua. Che bomba!
sta nebbia, tutti gli occhiali, ho gli occhiali appannati. E infatti mi stavo per lasciare questi due qua. Guardate che roba. Che spettacolino, eh? Bianchezza assoluta, spettacolo. Altra giornatina top, questa. Altra giornatina top. Sto girando tutte le fungaie e in ogni fungaia c'è qualcosa. Più che qualcosa, perché sono funghi spettacolo, proprio massicci. Ok, l'ultima fungaia prima di andare via. L'ultimo punto dove poterli trovare, li ho visti da 1,5 km. Eccoli lì. Belli scuri come li fa di solito questa pianta qua. Ci possono essere anche sotto quei rododendri. Ora guardiamo. Oh, aspetta che forse lì c'è un altro. Sì, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Là sotto. Lì c'è un altro. Questo che era a fianco, ora non so se si è visto nell'inquadratura mentre scendevo, però tra un po' lo pesto. Quando si è attirato da quelli di grossi non vedi più niente. Questo era qua a fianco. Allora, cominciamo dalla bombetta qua. Prendiamo i bestioni qui. Posizione proprio scomoda. Verranno via assieme. Mamma mia, guardate che roba. Li mettiamo lì. E ora prendiamo sti due qua. Letti di funghi in un metro. Aspettate perché me ne stavo fumando uno qua sotto. Mamma mia, ma come cacchio si tira fuori sto fungo qua? Come si tira fuori? Così. Così. E dai, vieni. In mezzo delle radici. Ah, vabbè. Dai, allora facciamo 1 chilo di funghi in 1 m². Rettifico, forse è meglio dire 2 chili di funghi, allora ampliamo anche il raggio in 2 m². Guardate sotto cosa c'è. Bestione 1 e bestione 2. Mamma mia. Sto già un po' maturo, ma il gambo è duro, ragazzi. Il gambo è duro, c'è il gambo proprio che è pria. Questo invece forse è un po' più giovane, già giovane come spugna, perché anche lui è leggermente giallino. E sì, sono funghi che da panare sono il top. Mazza, ora come li porto a casa questi funghi? Bene, bene.